Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio Posto di Prato La Serra, 18ª giornata del campionato nazionale Under 17, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti dell'Ascoli Picchio. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino, padrone di casa, che schiera Vella tra i pali numero 1, numero 2 Arcella, 3 Cosanova, 4 Barzaghi, 5 Girasole, 6 Gargiulo, 7 Liguori, 8 Tascone, 9 Guerriego, 10 Tozza, 11 Alvino. In panchina siedono Malaspina, Centrella, De Martino, Velotti, Casale, Maccanico, Federico, Caruso e Andreozzi. Il tecnico è il signor Vincenzo Scafa. I marchigiani dell'Ascoli schierano Novi tra i pali, estremo difensore numero 1, numero 2 Esposito, 3 Maurizi, 4 Ubaldi, 5 Millozzi, 6 Tempestilli, 7 D'Agostino, 8 Ricciardi, 9 Minchillo, 10 Scorza, 11 Di Francesco. In panchina per i bianconeri siedono Colantuono, Serafini, Zenobi, Modesti, Casimirri, Spinelli, Bonavoglia, Marino e Nepi. Allena il signor Luciano Cerasi. Il direttore di gara è il signor Francesco Carrione, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dai signori Pierfrancesco Scuotto e Francesco Leonetti, entrambi appartenenti alla sezione di Frattamaggiore. Tutto pronto per l'inizio del match. L'Avellino Under 17 nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso ovviamente per l'Ascoli, che sarà la squadra che darà il via alle ostilità. Ultimi accorgimenti da parte degli assistenti di linea del signor Carrione. Tutto pronto per l'inizio del match, partiti in questo momento. È l'Ascoli a manovrare, lancio in avanti del numero 10 Scorza, l'intervento di testa di Arcella prolunga in faro laterale Liguori. Rimessa per i marchigiani, la gittata quasi in area di rigore, circondato il numero 9 Minchillo che viene fermato. Allontana Girasole, altro tocco di un calciatore biancoverde, ancora rimessa laterale per l'Ascoli, che sin dai primissimi secondi prova a schiacciare nella metà campo gli avversari. Ricciardi, l'apertura tentata sulla destra per D'Agostino, è intervenuto però Rosanoe che ha capito tutto, ma l'Ascoli ritorna in possesso palla, rincorre la sfera Esposito, con calma serve il numero 8 Ricciardi, ancora Esposito, Millozzi, lo scambio con Maurizi, anzi perdon, Tempestilli, chiediamo scusa, lo scatto di Maurizi, palla irraggiungibile per il numero 3 Ascolano, rimessa laterale stavolta a beneficio dei padroni di casa. Ecco la rimessa con le mani, palla lunga di testa Tempestilli, l'Avellino ruba palla e prova a distendersi. Rosanova, colto in controtempo Alvino, rimessa laterale per l'Ascoli che riparte con il numero 5 Millozzi, palla per Tempestilli, ancora Millozzi, ha un po' di campo davanti a sé, avanza di qualche metro e poi prova a lanciare un compagno, fa buona guardia la retroguardia avellinese, insiste però l'Ascoli. Il contrasto di Alvino, la rimessa è ospite, con le mani Esposito. Il match è iniziato da 2 minuti esatti, 0-0 tra Avellino ed Ascoli. Campionato Under 17, 18ª giornata. Si riparte da Tempestilli. Cambia gioco a beneficio di Di Francesco, lo stop di Di Francesco. Tascone, rilancio lungo. Novi fuori dalla propria area. Ancora Tempestilli, Arcella, fallo sul numero 3 Maurizi, gioco pericoloso dell'esterno destro Irpino, calcio di punizione per la formazione ascolana. Tempestilli, Ricciardi nel cerchio di centrocampo, all'indietro per Millozzi. Tempestilli, il pressing provato da Tascone, Tempestilli è abile a deludere l'avversario, avanza, gioca o perlomeno ci prova a giocare in profondità l'Ascoli, viene messo giù
Barzaghi, il capitano dell'Avellino, calcio di punizione per la squadra campana che può rifiatare. Rosanova, il taglio, allontanato il pallone Millozzi, prova a prolungare D'Agostino, ecco Scorza, il lancio per D'Agostino preciso, rientra D'Agostino, a corpo morto gli si getta Gargiulo e riesce a sradicare il pallone al numero 7 dell'Ascoli. Di Francesco per i marchigiani, Maurizi, Arcella interrompe il dialogo tra i due, rimessa laterale per la squadra allenata da Cerasi. Palla rimessa in campo, Minchillo, poi un compagno, sbaglia l'Ascoli, allontana Tozza, non riesce la ripartenza, però vediamo. Arcella prova a temporeggiare, su di lui Ubaldi. Fallo laterale per l'Avellino. Tempestilli, buona la lettura della diagonale. Ancora l'Avellino. Ricciardi. Ragiona Ricciardi, temporeggia all'indietro per Tempestilli. Millozzi. Esposito. Ancora Millozzi, circolazione della palla da parte dell'Ascoli. Tempestilli, ancora Millozzi. Tempestilli, a caccia del varco giusto, la compagine bianconera. Ubaldi che si sgancia. Scorza, appoggio sulla destra per Ubaldi. Il cross di Ubaldi, palla che attraversa tutta l'area di rigore. La sfera per Venia Liguori che però lascia scorrere accontentandosi della rimessa laterale. Prova a ripartire l'Avellino di Vincenzo Scafa. Ecco la battuta della rimessa laterale. Barzaghi di testa finisce col servire un avversario, ma il capitano è stato placcato. Calcio di punizione per i padroni di casa. Travolto il rosso capitano della formazione biancoverde. Nessuna esitazione da parte di Carrione nell'assegnare il calcio di punizione all'Avellino. Batte Girasole. Il pallone scorre. L'ultimo tocco è di Maurizi, rimessa per l'Avellino. Lo scambio è avvicinato da due calciatori biancoverdi. Palla in aria Scolana, lontana di testa Tempestilli, non ci arriva di testa Scorza. Occhio alla ripartenza dell'Ascoli con Di Francesco. Intervento in scivolata, pulito, puntuale di Girasole. Si riparte da Avella. L'appoggio per il numero 6 Gargiulo. Il pressing efficace di D'Agostino, palla in aria. E poi viene segnalata una irregolarità nell'azione d'attacco dell'Ascoli. Calcio di punizione per l'Avellino, ha interrotto il gioco Carrione, che ora si spiega a distanza con Scorza. Il direttore di gara sta chiarendo il perché ha interrotto il gioco. Allontana Gargiulo. Ascoli pericoloso. Quando siamo giunti al settimo del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Tozza per l'Avellino. Gargiulo. Girasole. Lo scatto di Liguori. Vano però, perché la sfera è irraggiungibile. Palla che si è persa in faro laterale. Prova a ripartire l'Ascoli con Maurizi che batte con le mani. Altra rimessa per i bianconeri che guadagnano qualche metro. Palla rilanciata in avanti. Arcella deve guardarsi dalla minaccia
portatagli da Di Francesco. Alla fine c'è calcio d'angolo per l'Ascoli. È il primo di questa partita e giunge all'ottavo del primo tempo. È lo stesso Di Francesco a battere. Lo scambio con Minchillo, va giù Minchillo. L'arbitro è nelle vicinanze, ritiene di non dover intervenire. Il colpo di tacco di Liguori a lanciare se stesso, ma sono attenti i difensori dell'Ascoli. L'Avelino con Tozza, il fallo di mani del numero 10, ravvisato dal direttore di gara. Nemmeno protesta Tozzi, calcio di punizione per l'Ascoli. Millozzi, Ricciardi, ancora Millozzi. Tempestilli, ha provato a farsi vedere Ubaldi, ignorato dal compagno. Tempestilli, ancora lo scambio con Millozzi. Lancio di Millozzi, di testa allontana Rosanova, ma sono sui piedi di Ricciardi. Ancora l'Ascoli, ha provato l'apertura Minchillo, una buona idea, a beneficio del compagno. Tentativo non riuscito per l'intervento di testa di un avversario. Insiste il team ospite, Esposito, Minchillo, Ricciardi, Tempestilli, il pressing portato da Guerriero, ma l'Ascoli riesce a far circolare palla. Tempestilli si prova sul lato sinistro ora, Ubaldi, ancora Tempestilli che si sgancia in avanti, lo slalom del numero 6 dell'Ascoli viene fermato quasi all'ingresso in area da un avversario. L'Avellino non riparte, troppo morbido. Poi insiste l'Ascoli con Esposito. Lo scambio tra il numero 9 Minchillo e D'Agostino, che erra nell'addomesticare il pallone. Rimessa laterale per i campani. Tozza, il palleggio di Rosanova. Tozza che prova a lanciare Rosanova. Palla irraggiungibile per il numero 3, che rimprovera il compagno. Rimessa laterale per l'Ascoli. Decimo del primo tempo. Un po' più di Ascoli in campo, anche se non ci sono state sinora eclatanti occasioni da rete. Maurizi, lo scatto di Maurizi sulla sinistra, il tocco di Scorza, il lancio per un compagno. Ricciardi fa retromarcia l'Ascoli, ora Esposito, si lotta sull'out di destra, alla fine l'ultimo tocco è di Rosanova nel contrasto con D'Agostino, rimessa per l'Ascoli. Esposito con le mani, palla in area, anticipato di testa Minchillo, allontana Alvino. Tempestilli con calma alza la testa, vuole ragionare il numero 6 bianconero, il lancio di Minchillo è fortunato nel toccare il pallone Rosanova, alle sue spalle era in agguato Esposito, ma ci riprova l'Ascoli, area liberata, altra rimessa laterale per la formazione marchigiana, si è accontentato della rimessa Esposito, palla ancora in area, altra respinta della difesa irpina, di testa Ricciardi, ancora la difesa biancoverde a liberare, insiste l'Ascoli, si chiude a riccio l'Avellino, Baldi finisce per allungarsi il pallone in favo laterale e sfuma quest'altra opportunità. Tozza, il contrasto di D'Agostino che è efficace, per un attimo ha rubato palla agli avversari, il numero 7 dell'Ascoli, rimessa laterale per l'Avellino. Alvino riesce a servire il compagno, poi però non ragiona Rosanova, regalando palla agli avversari. Barzaghi, Alvino, esce fuori da una situazione complicata. Guerriero, si distende bene l'Avellino. Arcella, Tascone, il destro di Millozzi, lo spiovente, la sfera che salza al campanile. Di testa interviene Gargiulo. Vediamo se il match sale ancora più di tono. Maurizi, fermato irregolarmente il numero 11 da Di Francesco, da Arcella che rischia il giallo. Non
non ha estratto il cartellino giallo, il direttore di gara ha rischiato l'ammonizione. A nostro avviso c'era tutta, perché la trattenuta era vistosa. Il movimento di Minchillo, l'intervento di Di Francesco ad alimentare l'azione per l'Ascoli. Ancora Di Francesco, Maurizi. Non è riuscito a crossare Maurizi, lo ha fatto, ma quando il pallone era già al di là della riga laterale, rimessa con le mani in favore dell'Avellino. Girasole, lancio in avanti di Girasole, ha provato ad arpionare la sfera, Guerriero non c'è riuscito, Novi per l'Ascoli, Millozzi, lancio di Millozzi, ha capito tutto Arcella, intervento di Tempestilli, colpisce di testa Girasole, una serie di rimpalli. Si lotta solo a tre quarti, di testa Tozza, Guerriero, lo scatto sulla destra di Tascone, riesce a mantenere il pallone in campo, Guerriero entra in aria, viene fermato dall'ottima chiusura di Tempestilli, che con autorità gli ha sbarrato la strada. Ecco Esposito, D'Agostino, lo scambio con Minchillo, ancora D'Agostino, D'Agostino quasi in area, il sinistro di D'Agostino, si distende Avella e devia in corner, primo tiro dell'Ascoli verso la porta avversaria, prima occasione degna di essere annotata, 14° del primo tempo, la stoccata di colpo di testa intanto di Minchillo, palla in foul laterale, diciamo la stoccata di D'Agostino all'altezza della lunetta, la risposta di Avella che si è disteso sulla sua destra ed ha deviato in corner. Riparte l'Avellino, perde palla la formazione di casa, vuole approfittarne l'Ascoli, erra nel lancio anche Maurizi che ha calibrato male con il sinistro. Gargiulo, Tozza, Rosanova, l'Ascoli riparte, Ricciardi vince un impallo, siamo solo a tre quarti, Minchillo è in posizione regolare, pallone non filtra di Minchillo che ritorna in possesso palla, appoggia indietro per Esposito, il cross di Esposito a lanciare il pallone sull'altro versante dove c'è Di Francesco che deve vedersela con Arcella, ancora Di Francesco, Arcella, ottima la sua chiusura difensiva, riparte Arcella, un po' di campo, verticalizza con il compagno, palla ancora per Arcella, rallenta l'Avellino, l'Ascoli si riorganizza, lotta Barzaghi con Scorza, alla fine alla meglio l'Avellinese, Liguori, Arcella, il tocco di Di Francesco, rimessa laterale per l'Avellino, ne approfitta mister Scafa per dare delle indicazioni ai suoi, Avellino che è ancora a caccia dopo 17 giornate della prima vittoria in campionato, solo 2 punti sinora conquistati dalla formazione biancoverde, resta la mezza impresa di aver fermato in casa il Palermo sull'1-1. Ancora Avellino, intervento falloso di Ubaldi sul numero 9 Guerriero, calcio di punizione per la squadra di casa, la battuta subitanea di petto, si assume qualche rischio Esposito, pronto Novi a distendersi ed abbancare il pallone, Tempestilli, Maurizi, ancora Tempestilli, altro lancio in avanti di Tempestilli a cercare lo scatto di Minchillo, fa buona guardia su di lui Girasole che con il corpo difende la palla facendo sì che essa fuoriesca dal rettangolo di gioco. 17° del primo tempo, 0-0 qui tra Avellino e Ascoli, l'unica occasione sui piedi dell'ascolano D'Agostino che
dalla media distanza, ha provato a beffare Avella, pronto però nella deviazione in corner l'estremo difensore dell'Avellino. Per il resto poco o nulla, anche se c'è una leggera supremazia territoriale dell'Ascoli. Ancora l'Ascoli, D'Agostino, fallo di mani di D'Agostino. Ecco Rosanova per la formazione irpina, ancora Rosanova, la palla filtra, Guerriero, la sfera rimpallata, nessun problema per Novi che va a rilancio di destro, palla per Minchillo, non si intende con Scorza, vuole crescere di tono la formazione di casa, Guerriero, ci mette il piede Ubaldi, Tascone, cross errato da parte di Arcella, palla direttamente sul fondo, la battuta di Novi, reimposta Tempestilli, 19esimo, sempre reti inviolate qui a Prato La Serra, Maurizi, Tempestilli, Millozzi, porta palla Millozzi, intervento di Rosanova che ha ringhiato su D'Agostino, svirgola malamente Ricciardi, però c'è Ubaldi a rimediare all'errore del compagno, fallo di Arcella e stavolta il giallo arriva per Arcella che ha travolto Di Francesco, dunque primo ammonito di questa partita, inaugura il taccuino dei cattivi Arcella. Primo giallo del match che cade al 19esimo della prima frazione di gioco. Era stato già graziato a nostro avviso nella precedente circostanza, stavolta il direttore di gara non ha potuto esimersi dall'estrarre il cartellino giallo. Esposito, anticipato Di Francesco, palla ricacciata ancora in avanti, D'Agostino lascia sfilare il pallone per Ricciardi, subito braccato Ricciardi, il dribbling di Ricciardi fermato da Barzaghi, la verticalizzazione dell'Avellino, Guerriero, lo scatto di Guerriero, è circondato però l'attaccante biancoverde che porta sempre con sé il pallone, si defila sulla sinistra, attende rinforzi, lo scambio nello stretto degli avellinesi, il sinistro di Tascone che tira e scivola, rasoterra innocuo, ordinaria amministrazione per Novi, Millozzi, Tempestilli, Millozzi, lancio di Millozzi di testa sempre Esposito, anticipato D'Agostino, messa laterale per L'Ascoli, non cambia il battitore, è sempre Esposito, palla ancora in aria, svetta un difensore dell'Avellino, Scorza, Avellino che ci riprova in contropiede con Tascone, avanza la formazione di casa con Liguori e Quarcella vuole crossare, si ferma Tascone, cross basso, ha provato la mezza rovesciata Guerriero, peccato, non è riuscito ad impattare la sfera Guerriero, in acrobazia, poi in affanno l'Ascoli ora, Esposito, non riesce ad allungare il pallone verso il compagno, ma D'Agostino mette d'accordo tutti, ora Minchillo ha l'esigenza di girarsi, circondato Minchillo, fallo sull'attaccante bianconero, calcio di punizione per l'Ascoli. Batte Millozzi, Tempestilli, Ubaldi, fermato Ubaldi dall'alto numero 4 Barzaghi, ecco il capitano dell'Avellino che porta palla, colto in controtempo Guerriero, prova a ripartire la formazione ospite che è reduce dall'1-1 di Crotone, Barzaghi ruba ancora palla, Guerriero, Tascone, si smarrisce sul più bello Tascone, ora l'Ascoli
Attenzione al movimento di Francesco. Cade Di Francesco. Non c'è fallo per l'arbitro. Liguori per l'Avellino. Arcella si distrae per un attimo. Girasole. Occhio a Di Francesco. Aria di Di Francesco. Il gol. La posizione defilata. Di Francesco ha colpito al 23esimo. Peccato. Una distrazione pagata a caro prezzo. Ne ha approfittato Di Francesco che da posizione defilata è riuscito a superare Avella e a portare l'Ascoli in vantaggio. Dunque si sblocca lo 0-0. L'Avellino riprende a giocare quando l'Ascoli sta ancora esultando praticamente. Ora è chiamata a reagire la formazione di Scafa. Ci prova dalla distanza Alvino. Palla sul fondo. Malinteso dunque in difesa, ne ha approfittato Di Francesco. Che da posizione defilata è stato preciso nel beffare Avella sul primo palo. Rosanova, Gargiulo, Barzaghi, Scorza, Minchillo, fermato da Agostino. Ecco l'Avellino con Rosanova. Lo scatto sull'out di destra da parte di Tascone. Ah, peccato, peccato. Liguori. Era buona l'idea del numero 7 dell'Avellino. Palla leggermente lunga per Alvino. Si salva l'Ascoli. Millozzi. Tempestilli. Il vantaggio a Scolano è giunto proprio nel momento in cui l'Avellino dava l'impressione di ribattere colpo su colpo nella costruzione del gioco agli avversari. Nel momento di minor pressione della squadra avversaria, la formazione di Scafa è stata colpita ancora. Ci prova Di Francesco, stavolta non c'entra lo specchio della porta. Il numero 11 bianconero. E poi si scusa con i compagni. Rimessa dal fondo dunque. La battuta di Avella. Intervento di Millozzi. Rosanova. Alvino. Barzaghi. Alvino, ancora Avellino, alla per Barzaghi che aveva ricevuto da Gargiulo. Si riparte da Avella, però bisogna ricominciare da capo. Tozza, Girasole, l'allungo di Liguori per Arcella. Palla ancora per Liguori, movimento del numero 7, l'appoggio per Tozza. Che allarga sulla sinistra per Rosanova, riesce a crossare Rosanova, la presa di Novi. C'è corner, evidentemente Novi ha bloccato il pallone quando questo aveva varcato la riga di fondo. Dunque calcio d'angolo per l'Avellino, è il primo per gli irpini. Siamo al 27esimo del primo tempo, l'Ascoli sta conducendo per una rete a zero. Al 23esimo ha segnato Di Francesco. I richiami del signor Carrione ai contendenti. Ecco la battuta del corner, palla che attraversa tutta l'area. Si è proteso Novi ma non ha toccato il pallone, dunque ci sarà rimessa dal fondo. Si salva l'Ascoli, sfuma l'opportunità
per l'Avellino. Riparte la formazione bianconera, Ubaldi, braccato Ubaldi, non vuole correre rischi e serve Millozzi, ora Tempestilli, sta per scoccare la mezz'ora di gioco. Avellino 0, Ascoli 1, decide Di Francesco, Barzaghi, fermato Barzaghi, D'Agostino di gran carriera, si accentra, palla per Minchillo che è in posizione regolare, Minchillo vuole lo spazio per calciare, porta palla Minchillo e alla fine trova un calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina per l'Ascoli, l'opposizione efficace di Rosanova. Batte Di Francesco, traiettoria bassa, sfera allontanata, anticipato Di Francesco da Tozza. Liguori non riesce a ripartire ma ha subito fallo il numero 7, calcio di punizione per l'Avellino. Tozza, Rosanova, Tozza, cambia il gioco, sulla destra c'è Arcella il quale trova Girasole, con la punta è riuscito Girasole a portare il pallone in avanti. Ottima l'apertura di Guerriero per Tascone, che però non è riuscito a far meglio di quando ha combinato. Riparte l'Ascoli con Millozzi, Ricciardi, Millozzi, Tempestilli, prova il pressing Tascone, se la cava in qualche modo Tempestilli. Maurizi, Di Francesco, Maurizi, anticipo di Gargiulo, con calma Gargiulo, ecco l'Avellino, Tozza, ancora Tozza, si allarga e si fa vedere sulla destra Liguori, il sinistro di Liguori, palla intercettata da Tempestilli, lancio in avanti del numero 6 dell'Ascoli, Minchillo, su di lui c'è l'intervento di Girasole, la palla è buona, è giocabile, Liguori, prova il gioco di gambe, Liguori, non lo molla Maurizi, Liguori, siamo nei pressi della bandierina, rimessa laterale per l'Avellino, la palla che è carambolata sul corpo di Maurizi, resta in zona d'attacco la formazione di Scafa che è sotto di un gol, siamo al 30° del primo tempo, il cross di Barzaghi di testa, Millozzi rischia qualcosa, altra rimessa laterale per l'Avellino, siamo sul versante opposto, palla per Tozza, il cross di Tozza, Guerriero lotta, va giù Guerriero, calcio di rigore per l'Avellino, calcio di rigore per la formazione di casa, fallo su Guerriero, ammonito Millozzi. Opportunità per la formazione irpina di raggiungere il pareggio, sarà Guerriero a battere dal dischetto, Guerriero contro Novi, parte l'attaccante dell'Avellino, la parata di Novi e ribadisce in rete, Guerriero che pareggia 1-1 tra Avellino e Ascoli, Guerriero ha rimediato al suo errore dopo che Novi con un balzo felino aveva respinto il calcio di rigore, sulla respinta dell'estremo difensore Guerriero ha sfruttato la seconda opportunità che il destino gli ha riservato e non ha sbagliato, 1-1 al 31°. Guerriero risponde a Di Francesco. Palla nel cerchio di centrocampo di testa D'Agostino e riteniamo che per quanto si sta vedendo in campo il risultato di parità sia il risultato più giusto, più equo. Ora l'Avellino dovrà fronteggiare la rabbia dell'Ascoli che è stato raggiunto sull'1-1 ora. Barzaghi. Il tocco di Scorza, rimessa laterale per
La formazione di casa che è pervenuta al pareggio con Guerriero. Abile scaltro a raccogliere il pallone respinto da Novi sul calcio di rigore battuto dallo stesso Guerriero. Rimessa dal fondo per la squadra dell'Ascoli Picchio. Da Novi a Millozzi, l'autore del fallo su Guerriero che ha indotto il signor Carrione ad indicare il dischetto e a concedere il calcio di rigore all'Avellino. È stato anche ammonito Millozzi nella circostanza. Appoggio di Avella per Girasole. Il destro di Girasole. L'anticipo di Maurizi. Ancora Girasole. Di Francesco. Barzaghi viene sovrastato dai centimetri di Minchillo. Ancora Avellino. Va giù il numero 7 Liguori. Calcio di punizione per la formazione di casa. Gargiulo, ancora Avellino, Barzaghi, va giù il capitano biancoverde, calcio di punizione ancora per l'Avellino. Tozza rimette in moto i suoi, Rosanova, Alvino vuole il dai e vai con Rosanova, glielo impedisce Esposito, inversione della rimessa laterale. Trentaquattresimo, 6 minuti più eventuale recupero all'intervallo, 1-1 tra Avellino e Ascoli, il vantaggio marchigiano con Di Francesco al 23esimo, il pareggio avellinese con Guerriero al 31esimo. Eccolo il marcatore ascolano Di Francesco, l'autore del momentaneo vantaggio ospite che viene fermato, ma c'è sempre l'Ascoli in possesso palla. Maurizi, Di Francesco che sull'1-0 ha avuto l'opportunità di siglare il raddoppio, ma da posizione favorevole ha calciato incredibilmente al lato. Sarebbe stata la rete del 2-0. Ha fallito Di Francesco, poi è giunto il pareggio dell'Avellino. Guerriero si distende la formazione di casa, perde palla a Gargiulo, lotta Liguori, Girasole. Di Francesco scorza, ecco Di Francesco ancora in aria, si allunga il pallone, probabilmente c'è stato un tocco di un difensore biancoverde, agevolato Avella in questa occasione nella presa bassa della sfera, giudicato del tutto involontario il tocco del difensore biancoverde. Tempestilli per l'Ascoli, Esposito, Millozzi, ancora Tempestilli, Di Francesco, serve Maurizi sulla sinistra, ancora Maurizi, si ferma, alla fine serve un compagno, Tempestilli, l'intervento su di lui di Guerriero, viene fermato Tascone. Dall'intervento dell'onnipresente Tempestilli, rimessa laterale per l'Avellino. Arcella è pronto con le mani, lancio in avanti per Guerriero, c'è l'intervento di testa di Maurizi a prolungare all'indietro a beneficio di Millozzi che con calma può ripartire. Ubaldi, Ricciardi lascia scorrere per Millozzi, Tempestilli. Scatto, lo slalom di Di Francesco, il palo e il gol del numero 11 ascolano, la fiammata di Di Francesco che riporta in avanti l'Ascoli nel punteggio. 37esimo, Ascoli di nuovo avanti, 2-1, doppietta di Di Francesco, e ha spaccato la difesa biancoverde. La conclusione
dell'attaccante dell'Ascoli, che ha prima colpito il palo, poi il pallone si è insaccato. Nulla da fare per Avella. Dunque Ascoli nuovamente in vantaggio qui a Prato la Serra, tutto da rifare per l'Avellino. Con le mani Esposito. Rimessa laterale per l'Avellino, ha sbagliato Esposito. L'inversione decretata da Carrione. Tascone disteso da D'Agostino, calcio di punizione per l'Avellino. Barzaghi per Tascone, palla in aria, allontana Ubaldi, il movimento di Francesco, Minchillo, porta palla Minchillo, lo scatto dell'attaccante dell'Ascoli, il pallone filtra ma è preda di Barzaghi, avanza il capitano biancoverde al piccolo trotto, poi serve un compagno, palla per Guerriero, autore del momentaneo pareggio Irpino, la presa ai limiti dell'area di Novi, Esposito, D'Agostino, lo scatto del numero 7 dell'Ascoli, Ubaldi, Maurizi, Ricciardi, Millozzi, sbaglia il controllo D'Agostino. Rosanova alla fine guadagna una rimessa laterale. Duplice fischio del signor Carrione, termina qui il primo tempo. Si va a riposo con l'Ascoli in vantaggio per 2-1 sull'Avellino. Vantaggio ascolano al minuto numero 23 con Di Francesco, il pareggio di Guerriero al 31esimo. Al 37esimo Di Francesco ha riportato in avanti l'Ascoli. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi, alla visione ancora immagini dall'impianto sportivo posto di Prato la Serra, sta per iniziare il secondo tempo di Avellino-Ascoli, match valido per la 18esima giornata del campionato nazionale Under 17. La doppietta di Di Francesco, inframmezzata dalla rete di Guerriero, sta vedendo l'Ascoli in vantaggio per due reti a uno al termine dei primi 40 minuti di gioco. Doppio cambio per la formazione di casa. Intanto vi rileggiamo le distinte, partiamo dall'Avellino che schiera Avella tra i pali numero 1, il numero 2 è Arcella sostituito dal numero 14 De Martino, poi numero 3 Rosanova, 4 Barzaghi, 5 Girasole, 6 Gargiulo, 7 Liguori, 8 Tascone, 9 Guerriero, 10 Tozza, 11 Alvino. In panchina Malaspina, Centrella, Velotti, Casale, Maccanico, Federico, Caruso e Andreozzi. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Sono rimasti contusi due calciatori, uno per l'Avellino, trattasi di Girasole, l'altro dovrebbe essere Minchillo dell'Ascoli, sì. Duro scontro tra i due Under 17. Dovrebbe aver ricevuto un colpo al polso sinistro Girasole. Problemi alla caviglia invece destra per Minchillo, gioco interrotto, e ne approfittiamo per leggervi anche la distinta dell'Ascoli. Non ci pare che il mister
Luciano Cerasi abbia provveduto a dei cambi, quindi l'Ascoli si ripresenta con gli 11 di partenza. Allora Novi tra i pali numero 1, 2 Esposito, 3 Maurizi, 4 Ubaldi, 5 Millozzi, 6 Tempestilli, 7 D'Agostino, 8 Ricciardi, 9 Minchillo, 10 Scorza, 11 Di Francesco. In panchina Colantonio, Serafini, Zenobi, Modesti, Casimirri, Spinelli, Buonaoglia, Marino e Nepi. Allenatore, dicevamo, Luciano Cerasi, designato a dirigere il match il signor Francesco Carrione, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Francesco Scuotto e Francesco Leonetti di Frattamaggiore. Tascone per l'Avellino. Ascoli dunque in vantaggio a fine primo tempo grazie alla doppietta di Francesco, che aveva portato in avanti i marchigiani al 23esimo. Di Francesco, abile a sfruttare uno svarione difensivo della difesa biancoverde. Poi c'era stato il pareggio dell'Avellino con Guerriero. Seguiamo questa azione dell'Ascoli, però la conclusione dalla destra di D'Agostino, la presa sul primo palo di Novi. Dicevamo, era stato assegnato un calcio di rigore all'Avellino. Guerriero lo aveva sbagliato sulla ribattuta di Novi, lo stesso Guerriero era riuscito a ribadire in rete per l'1-1 dell'Avellino. Poi la fiammata di Di Francesco ha riportato in avanti l'Ascoli nel punteggio. Ecco l'Avellino con il numero 14 De Martino, non riesce a calciare Liguori. Ancora l'Avellino, deve uscire fuori dall'area di rigore, anzi il numero 14 De Martino. Alla fine si incarta De Martino, la buona opportunità per la formazione di casa, chiamata nuovamente a recuperare il risultato di parità. A lungo di Ricciardi, allontana Millozzi, di testa Girasole, Scorza, fallo sul numero 10, calcio di punizione per l'Ascoli. Gara correttissima sul rettangolo di gioco, due gli ammoniti, uno per parte. Trattasi di Arcella per l'Avellino, che però è uscito, l'altro è Millozzi dell'Ascoli, ammonito in occasione del fallo su Guerriero, che ha causato il calcio di rigore sbagliato da Guerriero, che poi ha rimediato raccogliendo la corta respinta di Novi. Ecco l'Avellino, ci prova dalla distanza Liguori, conclusione ribattuta da Ricciardi, rimessa con le mani per la formazione di casa. De Martino, che è subentrato ad Arcella ad inizio di secondo tempo, palla in aria, il destro di Liguori che non trova lo specchio della porta, ha calciato pressoché indisturbato Liguori, peccato non ha trovato il bersaglio il numero 7 dell'Avellino. Opportunità per la formazione di casa al quarto della ripresa. Lupi vicini al 2-2. Lo spiro di sollievo per Novi, che ora va al rinvio dal fondo. Ecco il destro dell'estremo difensore marchigiano, svetta nel cerchio di centrocampo Girasole. C'è Maurizi per l'Ascoli, Ricciardi, gioco di gambe di Ricciardi, la palla per Di Francesco, l'eroe sinora di giornata. La sua doppietta sta regalando il successo all'Ascoli qui a Prato La Serra. Liguori, che qualche minuto fa ha avuto una buona opportunità. Ancora Liguori, Tozza, mantiene il possesso palla Tozza, prova a verticalizzare per Liguori. Ha capito tutto il capitano dell'Ascoli, Tempestilli, sgambettato da Tozza. Calcio di punizione per l'Ascoli. Gesto di fair play tra Tempestilli e Tozza. La battuta del piazzato ad opera di Ricciardi. Rieccolo Tempestilli in possesso palla. L'apertura per Esposito precisa. Avanza Esposito, accelera il numero 2
dell'Ascoli, ha al suo fianco D'Agostino che riceve palla in questo momento. Gargiulo a sparacchiare per l'Avellino. Rimessa laterale per la formazione di casa. Rosanova, è entrato in campo Caruso per l'Avellino. Vedremo al posto di chi. Tempestilli deve guardarsi dall'attacco di Guerriero. Ricciardi. Il rilancio di Avella dopo il tocco all'indietro di Gargiulo. Ancora l'Avellino. Appoggio sulla destra per De Martino. Dovrebbe essere uscito. No, Tascone in campo per l'Avellino. Rimessa laterale per la formazione di casa. La gittata di De Martino, palla in aria, svetta Tempestilli. Lotta tra gli avversari di Cuori. Calcio d'angolo per l'Avellino, è d'accordo Tempestilli. Con la decisione di accordare il corner, tiro dalla bandierina per la squadra allenata da Vincenzo Scafa. Con la battuta del tiro d'angolo, palla sul primo palo, dalla distanza Tascone, si immola D'Agostino. Siamo all'altezza della tre quarti, una serie di spioventi, si gioca in un fazzoletto di terra, prova a distendersi l'Ascoli con De Martino, non passa però De Martino. Sull'ostruzione di Ricciardi, messa laterale per la squadra di casa, la battuta di Di Martino, la spizzata, la presa di Novi, ottavo della ripresa, Avellino 1 Ascoli 2, invio di Novi, la presa del dirimpettaio Avella. A parte Casale per l'Avellino e Maurizi Di Francesco e Buonavoglia per l'Ascoli, sono tutti classe 2000, sono tutti nati nell'anno 2000. Si lotta Barzaghi, finisce col portarsi il pallone in fallo laterale. Dovrebbe essere uscito Alvino per l'Avellino, al suo posto Caruso. Cambio tra le fila dell'Ascoli. Fuori Minchillo, 18. Buonavoglia che fa il suo ingresso in campo. Fuori anche Scorza per il team bianconero. Il suo posto viene preso dal numero 20 Nepi. Messa con le mani battuta da Esposito. Nepi che trocca il suo primo pallone. Riparte l'Avellino. Fermato Tascone. Liguori. Il tocco volante di De Martino. Palla in fallo laterale, rimessa con le mani per l'Avellino. Squadra di casa viene incoraggiata dal pubblico. Ci prova ancora Liguori, palla ancora ribattuta. Rosanova, il pallonetto per poco. Rosanova non trova una rete stupenda, ci avrebbe ricordato a lungo. Sorpreso Novi, non ci sarebbe mai arrivato su quel pallone. L'intuizione di Rosanova che ha visto Novi fuori dalla porta, ci ha provato e per poco non ha pescato il jolly, per poco non ha siglato una rete fantastica. Altra chance per
per l'Avellino. Ricciardi ora, Nepi, erra il passaggio, ne approfitta Caruso, accelera Caruso, sgambettato da Ricciardi che sarà ammonito. Giallo per il numero 8 dell'Ascoli, che ha falciato l'avversario, proteso nella corsa. Calcio di punizione per l'Avellino. Due ora gli ammoniti per l'Ascoli. Ricciardi va a far compagnia a Millozzi. Un solo ammonito per l'Avellino, Arcella che però è stato sostituito all'inizio della ripresa con la battuta del calcio di punizione. Il colpo di testa da parte di Gargiulo che serve il compagno che è terminato in fuorigioco. Caruso si è ritrovato al di là di tutti, inesorabile, è giunta la segnalazione del guardaline. Conta i secondi il direttore di gara, un'occhiataccia a Novi, invitato a sveltire le operazioni. Tozza, ottimo il palleggio di Tozza. Rosanova, Caruso, Avellino molto più intraprendente, meno remissivo rispetto alla prima parte della prima frazione di gioco in questo scorcio iniziale di ripresa. L'Ascoli fa un po' più fatica a ripartire, fa più fatica a costruire trame. Barzaghi, avanza il capitano biancoverde, il cross tentato da Rosanova. Avellino che resta in zona d'attacco, appoggio per Liguori, Tozza, il dribbling di Tozza, riesce a servire all'indietro De Martino, sbaglia De Martino il passaggio, Ricciardi per l'Ascoli, l'allungo per il numero 18, Buonavoglia che viene fermato, il faro laterale di messa per la squadra bianconera. Ubaldi, la fila di corpo di D'Agostino, c'è il fallo di Barzaghi, calcio di punizione per l'Ascoli. Di Francesco, perde palla Di Francesco, vince il rimpallo De Martino, passaggio in profondità per Guerriero, l'intervento puntuale di Millozzi in chiusura, abile il numero 5 a sbarrare la strada all'avversario, a far da muro. Si è rifugiato Millozzi in faro laterale, deve stare attento Millozzi negli interventi essendo già ammonito. Palla in area, svetta proprio Millozzi, tra i più alti in fatto di statura. Poi c'è l'intervento a gamba tesa da parte di Tozza, se non andiamo errati. Il calcio di punizione per l'Ascoli, ha interrotto il gioco il signor Carrione. Pronto Novi al rinvio. Buonavoglia, perde palla però riesce a servire comunque Ubaldi. D'Agostino non arpiona di sinistro il pallone, rimessa per l'Avellino. Caruso, la scivolata di Ubaldi, rimessa laterale ancora per la squadra di casa, che in questo secondo tempo è sicuramente meno remissiva, come dicevamo in precedenza. Caruso, Esposito, ha provato a far carambolare il pallone sul corpo dell'avversario per far terminare il pallone in faro laterale, tentativo non riuscito. Ancora Avellino, Rosanova con le mani, ecco Caruso, lo scambio ravvicinato con Rosanova, il pallone filtra, il palleggio degli avellinesi. Ma c'è Tascone per gli irpini. Gargiulo, Rosanova sulla sinistra, non lo vuol far crossare D'Agostino, lotta ancora Rosanova. Alla fine la rimessa laterale è per l'Ascoli. Esposito con tutta calma, ovviamente l'Ascoli ha tutto l'interesse a far trascorrere il tempo e cercare di condurre
in porto questa partita che la vede avanti per 2-1. Calcio di punizione ancora per i marchigiani. Dicevamo che si gioca quest'oggi la 18ª giornata di campionato. C'è stato l'anticipo che ha visto la vittoria della capolista Palermo ai danni della Ternana per 2-0. Dunque in Sicilia Palermo-Ternana 2-0. Il resto del programma prevede Avellino-Ascoli, Salernitana-Bari, Perugia-Benevento, Latina-Crotone, Pescara-Frosinone e il derby del centro-sud Roma-Napoli. La classifica: in testa il Palermo con 46 punti, seconda la Roma 39, Ternana e Napoli 28, Crotone e Pescara 25, Ascoli e Bari 23, Benevento 20, Perugia 19, Salernitana e Frosinone 18, Latina 13. Chiude l'Avellino con soli 2 punti. Il prossimo turno Ternana-Roma che si disputerà giovedì prossimo, poi Frosinone-Avellino, Benevento-Palermo, Napoli-Pescara, Ascoli-Latina, Bari-Perugia e Crotone-Salernitana. C'è da dire però che l'Ascoli deve recuperare la sfida in trasferta contro il Benevento giovedì 16 febbraio. Dunque giovedì prossimo Ascoli di nuovo in Campania, a pochi chilometri da qui, impegnata sul campo del Benevento. Riparte la formazione bianconera con Esposito. Diciamo che nella scorsa giornata di campionato l'Ascoli ha pareggiato a Crotone per 1-1, l'Avellino invece è reduce dalla sconfitta di misura in casa del Pescara. Insiste l'Avellino, attento l'Ascoli, Tascone, il palleggio lo favorisce, Liguori, Tascone, ancora Liguori, portapalle numero 7, esce a servire Guerriero, Liguori, Barzaghi, Tempestilli, Rude, tosto nel contrasto, è in posizione regolare Nepi che viene messo giù. Altro giallo, stavolta è De Martino, e dunque si pareggia il conto degli ammoniti, due per parte. È scattato in posizione regolare Nepi, affossato praticamente da De Martino. Calcio di punizione per l'Ascoli, giusta l'ammonizione anche in questa circostanza. Avellino che sinora non ha vinto nessuna partita, ne ha pareggiate due, ne ha perse 15. L'Ascoli che ha disputato una partita in meno, ha vinto sinora 6 volte, ha pareggiato 5 volte, ha perso 5 partite. Calcio di punizione per il team bianconero. La battuta di Buonavoglia, palla al centro dell'area, la sfera che rimane lì, alla fine si alza la bandierina dell'assistente di destra del signor Carrione a segnalare la posizione irregolare di un calciatore dell'Ascoli. Dovrebbe trattarsi di Tempestilli, in licenza d'attacco. Liguori, porta palla Liguori, l'avanzata del numero 7, è sfortunato nel rimpallo. Maurizi gli fa carambolare in scivolata il pallone sugli stinchi. Rimessa dal fondo per l'Ascoli. 20esimo, siamo a metà secondo tempo. Ascoli sempre in vantaggio per 2-1 qui a Prato La Serra, in casa dell'Avellino. Le reti tutte nella prima frazione di gioco. Liguori, Tascone per un attimo, incorre il pallone vanamente Maurizi per evitare il fallo laterale. Mission impossible per il numero 3 bianconero, rimessa con le mani per De Martino.
di testa prova a prolungarla Caruso, Nepi di testa pure lui, Ricciardi, la piroetta di Ricciardi, ancora palla per il numero 8 dell'Ascoli, di testa ha colpito De Martino, intervento provvidenziale, era tutto solo sulla sinistra di Francesco che attendeva l'assist del compagno. Rimessa con le mani per l'Ascoli, allontana Ligure ad occhi chiusi, il controllo di Tempestilli all'indietro per Millozzi, intervento di Costanova che perviene sulla sfera, errato però il controllo di Costanova che ritorna sul pallone, serve ancora un avversario, Esposito, Ricciardi, Esposito, tessera terra l'Ascoli, ancora Esposito, Tempestilli, appoggio del capitano per Millozzi, ragiona l'Ascoli, in posizione d'attesa l'Avellino, prova ad alzare il ritmo per i suoi liguori, Ricciardi, il pressing di Tozza, intervento errato di Gargiulo, goffo del numero 6 biancoverde, alla fine Gargiulo stende D'Agostino, calcio di punizione per i bianconeri che si apprestano ad operare un nuovo cambio. Cambia anche l'Avellino, si accomoda fuori dal rettangolo di gioco Tascone. Fuori il numero 8 di Scafa. Tempo! Tempo! Entra in campo Federico per l'Avellino. Fuori Millozzi per l'Ascoli, dentro Modesti, casacca numero 15. Calcio di punizione per la squadra marchigiana per il fallo commesso da Gargiulo ai danni di D'Agostino. Fuori per l'Ascoli anche Ricciardi, dentro il numero 16 Casimirri e mister Cerasi ha sostituito i due calciatori ammoniti. D'Agostino prova a piazzarla, D'Agostino sul rimpallo allontana il girasole, ne esce uno spiovente, nessuno la colpisce di testa, alla fine D'Agostino ci va all'impatto con la fronte, rimessa laterale per l'Avellino. Il palleggio di Modesti, neo entrato, lancio in avanti di Modesti, Maurizi, Modesti, Tempestini lascia scorrere per Novi che non può toccarla con le mani, si complica la vita Novi sul pressing di Liguori, manovra farraginosa quella dell'Ascoli. Tempestilli in acrobazia allontana, prova ad insistere l'Avellino, Barzaghi, Guerriero, Tozza, Guerriero, si libera Guerriero, il destro di Guerriero, la presa di Novi. Applausi per l'attaccante dell'Avellino che ha creato qualche grattacapo alla difesa avversaria. Bello l'intervento al volo di Guerriero ad arpionare il pallone, intervento acrobatico che però non ha sorpreso Novi, attento nel tuffo plastico. Riparte l'Ascoli, il rimpallo, il destro di De Martino ad allontanare, di Francesco. Modesti, De Martino, Guerriero,
messo giù Guerriero, calcio di punizione. La battuta di Girasole, 26esimo. Ascoli sempre in vantaggio per 2-1 qui a Prato La Serra. La battuta di Girasole, palla in aria. Esposito attento. Ubaldi allontana. Lascia scorrere Gargiulo. Gittata lunga. Maurizi. Rimpallo favorisce De Martino. Altro calcio di rigore per l'Avellino. Ammonito Tempestilli. Secondo penalty accordato ai padroni di casa. È il 27esimo. L'Avellino ha l'opportunità di riagguantare la parità. Liguori con decisione sul dischetto, la lunga rincorsa del numero 7. Parte Liguori, rete! Avellino 2, Ascoli 2. 27esimo del secondo tempo. Liguori dal dischetto riequilibria le sorti del match. Avellino merita perlomeno di pareggiare questa partita. Nel secondo tempo è cresciuto. L'Ascoli ha perso l'intraprendenza, ha smarrito un po' quella spavalderia che aveva a sprazzi denotato nel corso della prima frazione di gioco. Ha fatto poco la formazione di Cerasi. L'Avellino ha trovato il meritato pareggio ed ora è chiamata a non vanificare tutto. Messa con le mani per l'Ascoli. Fallo su Nepi. Calcio di punizione per la squadra marchigiana, che ha subito il secondo calcio di rigore di questa partita. Stavolta la rete è giunta direttamente dal dischetto con Liguori, che ha spiazzato Novi. Nel corso del primo calcio di rigore Guerriero si era fatto respingere il tiro dal dischetto, salvo poi ribadire in rete. Invece Liguori è stato molto molto più freddo, molto più preciso, e dagli 11 metri ha riportato l'Avellino in parità 2-2 ora a Prato La Serra. Tempestilli. Di testa colpisce Casimirri. Esposito Tempestilli. È stato lui a commettere fallo ed indurre Carrione a concedere il secondo rigore di giornata all'Avellino. Ammonito anche Tempestilli. Calcio d'angolo per l'Ascoli. Vedremo quale sarà l'entità della reazione dei bianconeri, che hanno badato più che altro ad amministrare il vantaggio acquisito al termine della prima frazione di gioco. Ora dovranno usare molto di più se vogliono portare a casa l'intera posta in palio. Maurizi, Liguori, ecco l'Avellino, c'è superiorità numerica. Federico in aria, il destro di Federico e palla che si spegne di poco al lato. L'ha toccata Novi. Calcio d'angolo per
l'Avellino, emozioni a Prato della Serra, 31esimo, Avellino vicinissimo al gol del vantaggio, vicinissimo al gol del sorpasso, in difficoltà l'Ascoli nel corso di questa ripresa. La battuta dalla bandierina, manca il pallone, Novi, ultimo tocco di un calciatore ascolano, rimessa laterale per la formazione di casa, che sta premendo sull'acceleratore, sulle ali dell'entusiasmo del pareggio ritrovato. Ancora De Martino. Accittata in area. Colpo di testa di Girasole, palla al lato. Ha sfiorato la rete del 3-2 l'Avellino. L'Ascoli non riesce a reagire dopo il gol del 2-2 di Liguori su calcio di rigore. Ancora Avellino. Guerriero, ci prova Guerriero, blocca Novi. Ascoli alle corde. Avellino sta moltiplicando le forze a caccia della prima vittoria in campionato. Buona voglia, Esposito. Di testa all'indietro De Martino, palla per Avella. Indeciso sul da farsi l'estremo difensore biancoverde, che poi va al rinvio di sinistro. Tempestilli domestica il pallone, braccato da Caruso, fallo sul capitano dell'Ascoli. Calcio di punizione per la squadra ospite. Esce Guerriero per l'Avellino, al suo posto Andreozzi, casacca numero 20. Guerriero, autore del momentaneo 1-1. Aveva sbagliato anche il calcio di rigore. Guerriero è stato bravo, ribadiamolo, a ribadire in gol la corta respinta di Novi, che aveva neutralizzato il suo tiro dal dischetto. Esce di scena Guerriero. Calcio di punizione ora per l'Avellino. Il rilancio di Avella. Fallo di mani di Nepi. Altro calcio di punizione per l'Avellino. La squadra di Scafa è nettamente cresciuta nel corso di questa ripresa. Ci crede la formazione di Spina. E Martino. La palla è uscita però. Rimessa laterale per l'Ascoli. Dopo aver fermato il Palermo in casa, la formazione campana cerca un'altra impresa. Se pensiamo che nel corso di questa partita si è ritrovata per due volte sotto nel punteggio. Ammonizione per Barzaghi. Calcio di punizione per l'Ascoli, che prova ora ad allentare iniziativa, la pressione degli avversari. Trentacinquesimo, 5 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi il recupero. 2-2 tra Avellino e Ascoli. Batte Maurizi, palla al lato. Pallone indirizzato verso lo specchio della porta. Comunque vada questa partita, sicuramente una delle migliori performance stagionali dell'Avellino Under 17. Il rinvio di Avella.
squadra di casa merita di portare a casa un risultato positivo per quanto mostrato sul rettangolo di gioco, specie nel corso di questo secondo tempo. Al rinvio Novi. Federico. Barzaghi. Federico che ha sfiorato la rete del 3-2. Bravo Novi a deviare in corner sulla conclusione del numero 18 avellinese. Anticipo di Maurizi. Ora Nepi. Casimirri, Barzaghi, Federico, Tozza, Maurizi gli sfila il pallone, ma c'è Caruso per l'Avellino, ancora Caruso, Caruso la discesa del numero 19, è in aria, rincorre la sfera Liguori che mantiene buono, mantiene giocabile il pallone, però c'è l'intervento di D'Agostini a fermare l'avanzata del numero 7 biancoverde. Insiste l'Avellino, eccolo Federico che ci prova dalla distanza, la respinta di Nepi sotto misura, Andreozzi non riesce a ribadire in gol, si dispera e ne ha ben donde Andreozzi. Che occasione per la formazione di casa, la seconda per pervenire al 3-2 sulla respinta corta di Novi. Andreozzi non ha avuto la lucidità necessaria per spedire il pallone in fondo al sacco. Modesti, rimessa con le mani, Maurizi all'indietro per Tempestilli, il pressing portato da Andreozzi. Caruso, Liguori lotta con l'altro numero 7, D'Agostino, viene fermato lo slalom di D'Agostino, arpione del pallone Barzaghi, Tozza, Rosanova, sbaglia Rosanova, rimessa laterale per l'Ascoli che può rifiatare, 38esimo, 2 minuti all'80esimo. Ancora Avellino, Andreozzi, offside. Si è alzata la bandierina dell'assistente di destra del signor Carrione. No, qualche dubbio sulla segnalazione di questo fuorigioco. Andreozzi ruba palla, calcio di punizione per l'Ascoli. Ubaldi, accelera Ubaldi. Iniziativa dell'Ascoli ora. Calcio di rigore per l'Ascoli, colpo di scena a Prato alla Serra, incredibile, stavolta c'è calcio di rigore per l'Ascoli, l'ingenuità di un calciatore biancoverde, quasi litigano quelli dell'Ascoli su chi debba battere il calcio di rigore, vengono quasi alle mani Casimirri e Nepi. Calcio di rigore per l'Ascoli, incredibile. Manca un minuto alla fine del match. Buona voglia dal dischetto da qualche tifoso dell'Ascoli che non ha il coraggio di guardare. Incredibile. La battuta di Buona voglia. Ha parato Avella, emozioni a go-go. Ha fatto la sera, si resta sul 2-2. Il prodigio di Avella su Buonavoglia, si resta in parità, non è finita però, l'Ascoli resta in zona d'attacco, rimessa laterale per la formazione biancoverde, che secondo tempo amici qui a Prato la Serra, insiste l'Ascoli, Avella ha salvato il risultato sul tiro dal dischetto di Buonavoglia, attenzione ora, Caruso, va giù Ubaldi, Caruso, siamo già da quest'altra parte, Rosanova, accelera Rosanova, lo sguardo in aria Rosanova, Liguori, il palleggio, salva su Liguori, il numero 15 Modesti, ma probabilmente c'era fuori gioco di
di Liguori, insiste l'Avellino, si smarrisce nel controllo il numero 18 Federico Barzacchi per i biancoverdi. Andreozzi, occhio a Caruso, il suo movimento, Carozzi si allarga, Andreozzi non perviene il pallone di Caruso, d'Andreozzi, rimessa laterale per l'Avellino. Attimi palpitanti del match, tre calci di rigore assegnati quest'oggi a Prato La Sega, due errati. Cambio intanto per l'Ascoli, in campo il numero 19 Marino, rimessa laterale, palla in aria, l'uscita di Novi che perde il pallone, la porta è sguarnita ma l'Ascoli riesce a liberare la propria area di rigore, il tocco di Federico, rimessa con le mani per la squadra marchigiana, ma l'Avellino torna in possesso palla con Caruso che aggira il numero 16 Casimirri, Tempestilli, Esposito di testa allontana Gargiulo, Andreozzi, il velo a beneficio di Tozza che viene messo giù nel cerchio di centrocampo, calcio di punizione per l'Avellino, 42esimo, siamo già nella fase di recupero, è pronto Barzaghi alla battuta, il destro del capitano biancoverde, palla in aria, Andreozzi, murato, il destro di Gargiulo e palla alle stelle. Altra opportunità gettata al vento, il triplice fischio del signor Carrione a decretare la fine delle ostilità. Che bel secondo tempo, amici sportivi. Termina 2-2 tra Avellino ed Ascoli. Peccato perché l'Avellino avrebbe meritato di portare a casa la prima vittoria in campionato, un gran secondo tempo della formazione di Scafa. La squadra erpina è riuscita, se non altro, a pervenire al pareggio. Avrebbe anche rischiato di perdere se in pieno recupero Avella non avesse respinto il calcio di rigore di Buonavoglia. Dunque 2-2 tra Avellino ed Ascoli. Nel primo tempo l'1-0 dell'Ascoli con Di Francesco al 23esimo, al 32esimo il pareggio di Guerriero, al 37esimo Di Francesco riporta in avanti l'Ascoli, poi nel secondo tempo su calcio di rigore Liguori fa 2-2. Dal impianto sportivo posto di Prato La Sega è tutto, mi mascolisi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.